Sono conscio di essere l'ultima cosa che è fra voi e il Windowner, quindi cercherò di essere super, super breve, però ci tengo a ringraziarvi per la resilienza, no? Di essere riusciti. No? Nei convegni abbiamo sempre, perlomeno noi che oggi per mestiere li organizziamo, ci preoccupiamo di riuscire a dare contenuto senza uccidere di lastrine l'uditorio. No? E penso, se siete d'accordo, che quest'oggi ci siamo riusciti, sicuramente penso che tutti abbiamo accresciuto la nostra competenza in un settore che io reputo fondamentale per l'operatività della Forza Armata. Ecco, no? Ho avuto l'onore di precedere Roberto in un incarico che penso sia la quintessenza, e c'è un altro ex comandante logistico, comandante logistico come si dice adesso, è la quintessenza, la logistica della capacità operativa di un'organizzazione complessa, no? Questo è evidente. E lo fa in maniera multidisciplinare, di nuovo. Nel caso nostro, nel caso dell'attività, in un ambiente così complesso che, complimenti, avete descritto in una maniera fantastica, pur non essendo piloti, anche se qualcuno cerca di dedicarsi a queste attività pericolosissime, in un ambiente particolarmente complesso. Ecco, questa è la mia sintesi. Che voglio però ribadire un punto, e spero che Roberto sia d'accordo, e lo dico al mondo civile, lo dico al Paese. Attenzione che queste competenze, queste capacità non si possono accendere al momento della bisogna. Bisogna averle, bisogna coltivarle, bisogna addestrare il personale, avere i mezzi giusti, testati correttamente e tenersi pronti, sperando che non arrivi mai la prossima, ma che purtroppo invece dobbiamo essere pronti. Bene, questo è valido tout court nell'ambito, ritengo, della medicina aerospaziale. Però io vorrei qui, colonnello Lastiva, un attimo, perché non vi posso lasciare non sottolineando che queste cose non si fanno da sole, ecco, non si inventano, e c'è un enorme lavoro dietro l'organizzazione di convegni di questo tipo, per trovare i relatori giusti, per trovare la logistica giusta e per riuscire a portare voi con le vostre agende super piene qui oggi. Ecco. Il Comitato Tecnico Scientifico del CESMA ha una grande fortuna che ha Marco quale membro che rappresenta la parte medica della competenza aerospaziale, e devo dire che lui l'ha interpretato nella maniera migliore. È veramente un vulcano di attività, di pensiero, di visione, di velocità che io e il vice direttore diciamo che se avessimo gli altri 26 come lui, noi possiamo andare a casa e voi avreste degli eventi fantastici con di noi. Anche perché lui giustamente lavora principalmente per Pietro Perelli, quindi io gli rubo continuamente energia. Ecco, ma Marco, grazie. Penso che tutti i tuoi colleghi, i tuoi capi e tutti noi abbiamo percepito quanta voglia, quanta professionalità, quanto amore, se posso permettermi, hai messo nell'aiutarci a organizzare quale responsabile di questo evento, che penso sia un successo. Quindi penso che il grande applauso ci sia tutto. Vi lascio con Pubblicità Progresso, continuate a seguirci in campo medicina aerospaziale, 31 ottobre Milano, risultati e testimonianze di tutte e uno, quindi rivedremo il colonnello Landolfi, vedremo la Cagrande, vedremo il Policlinico e quindi anche qui pensiamo, speriamo, di portare la dualità della Forza Armata e la sinergia che se facciamo sistema paese funziona, e penso che qui l'abbiamo visto. Ci sarà anche una cerimonia importante di lancio, di apertura di un laboratorio di ricerca comune tra Policlinico e Forza Armata, quindi una cosa
estremamente importante, molto probabilmente sarà presidente a capo di Stato Maggiore, quindi grande cosa. Ma non dimenticate invece il 12 ottobre prossimo 21 in questa sede Web3, nuova internet, quindi trilioni di IP, tecnologia ovviamente di reti neurali, di capacità di fare il grande salto, no? Il Web3 viene definito, la differenza tra web normale e Web3, il telefono a disco combinatore con lo smartphone, no? Quindi abbiamo la fortuna nel CTS di avere un PhD in matematica che si occupa per una grande azienda italiana di sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, quindi se siete interessati seguiteci, che potrebbe essere secondo me davvero interessante. Ricordatevi i social, ricordatevi le interviste di Prospettiva Privilegiata e Icarus, e tra brevissimo usciremo con una prima pubblicazione, sarà una pubblicazione sullo spazio, sull'economia, nella space economy, redatto dal grande generale Lucio Bianchi, che è il mio consulente per le questioni spaziali, che ringrazio ovviamente Lucio, e quindi verso la fine di ottobre, inizio novembre, seguiteci che avrete a disposizione questo testo che potrà essere, penso, interessante. Io vi ringrazio tutti davvero ancora, grazie all'Aeronautica Militare, grazie a te Roberto, e ovviamente in Balbo, quindi su al primo piano, salendo a destra, perché abbiamo l'Università Sapienza che sta facendo un evento in Sala Baracca, salendo a sinistra, quindi noi salendo a destra ci sarà un sobrio, come si suol dire, vintner, per conoscerci meglio. Grazie e buona giornata.